Oggi parliamo di persone speciali con bisogni speciali con l'associazione La Nostra Casa Onlus, che ha sede a Peschiera del Garda. Un'associazione che avevamo avuto il piacere già di ospitare in occasione del 25esimo anno di attività, ma i primi di settembre sono arrivati a festeggiare un altro traguardo importante, quello dei primi 30 anni di vita. Tra poco con noi il presidente Orazio Menini. Gli anni non aspettano di Lucio Dalla. Se pensiamo ai primi passi, quando nella struttura dell'associazione La Nostra Casa Onlus, l'associazione presente a San Benedetto di Lugana, di Peschiera del Garda, quando venivano accolti solo per qualche ora le persone disabili, oggi il servizio a distanza di 30 anni si è ampliato molto per numero di persone seguite, per l'attività proposta e per il numero di volontari. In collegamento telefonico, come accennavo in apertura di trasmissione, abbiamo ora Orazio Menini, che è il presidente della Onlus. Orazio, ben trovato. Ben trovato anche a te e un saluto cordiale anche a tutti i radioascoltatori di Radio Pace. Avevamo già avuto modo di conoscerci meglio in occasione del 25esimo di attività. Sono passati 5 anni, i primi di settembre avete festeggiato i 30 anni di vita dell'associazione La Nostra Casa Onlus. Ti chiedo subito cosa significano a caldo, ecco, questi 30 anni di valorizzazione della disabilità. Sì, come dicevi giustamente, abbiamo ricordato i 30 anni dell'associazione proprio agli inizi di settembre scorso, facendo 3 giorni, ecco, non cose roboanti ma molto impegnative, ma volevamo semplicemente sottolineare anche questo traguardo. E abbiamo fatto venerdì 2 settembre una tavola rotonda invitando alcuni relatori. Il sabato c'è stata invece una serata di festa con musica e dopo una rappresentazione di commedia dialettale, e abbiamo concluso domenica con una celebrazione eucaristica presieduta dal nostro fondatore, che è Don Bruno Pozzetti. E in tutte queste 3 occasioni abbiamo avuto veramente una presenza che è andata oltre le aspettative, segno quindi che anche sul territorio l'associazione dopo 30 anni ha un riconoscimento, è seguita ed è accompagnata. La mission quindi dell'associazione in questi 30 anni? Ecco, l'associazione si è posta fin dal suo primo giorno di vita l'obiettivo di accogliere i portatori di handicap. Quando nell'81 abbiamo iniziato era una cosa alquanto innovativa, non c'era sul territorio grandi presenze, non c'erano grandi presenze, e noi abbiamo cominciato appunto con alcune ore al giorno di accoglienza per portatori di handicap di Peschiera e anche dei comuni vicini. Ecco, abbiamo fatto un lavoro di accompagnamento, di accoglienza, di intrattenimento, ecco, come fosse un centro anche ricreativo, ecco, per persone che magari non avevano l'abitudine di uscire, di stare in mezzo agli altri, e già questo è stato un primo obiettivo a cui puntare. Dopo, con l'andare degli anni, ci siamo, come dire, consolidati in questo servizio, abbiamo stipulato accordi con i comuni e con la ULS 22 di Bussolengo, che tuttora ci accompagna come contratti, diciamo, di servizio e di assistenza. Ecco, questo è stato sempre il nostro impegno. Nell'andare degli anni, oltre che accogliere i disabili, che erano il primo soggetto di interesse, abbiamo avuto degli operatori che sono stati assunti per seguirli anche da un punto di vista professionale, e soprattutto dopo c'è stata una presenza, anche questa proprio fin dalla prima ora, di volontari, persone maschi e femmine, ecco, adulti, alcuni pensionati, altri che avevano una loro professione, che prestavano il loro servizio gratuitamente, completamente in maniera gratuita,
per creare un clima di inserimento, di relazione tra le persone. Una scelta innovativa la vostra, un po' controcorrente. Ti chiedo, le persone disabili sono persone speciali che hanno bisogni speciali. Dal punto di vista culturale, nell'immaginario collettivo, queste persone sono ancora, tra virgolette, messe da parte oppure sono inserite all'interno della società e sono cittadine a tutti gli effetti? Ma dobbiamo dire che nell'81, quando siamo partiti, c'era l'anno internazionale dell'handicap indetto dall'ONU ed era proprio per cercare di scuotere gli ambienti e la società di fronte a un problema che l'handicap non doveva essere una disgrazia da nascondere, da vivere in maniera clandestina, si doveva uscire allo scoperto. Ecco, noi nel nostro piccolo, nella nostra modestia di quegli anni, abbiamo cercato di dare un contributo di autostima a queste persone perché avevano dei valori, erano persone che desideravano vivere in società e invece a volte trovavano anche abbastanza spesso, ecco, una difficoltà di inserimento, proprio perché veniva considerata quasi una faccenda privata l'handicap che doveva essere risolta a livello delle mura domestiche. Quindi lì noi abbiamo cominciato, abbiamo avuto dei piccoli grandi risultati quando un disabile cominciava a inserirsi sistematicamente, poteva anche uscire durante la settimana, il fine settimana, avere un incontro con delle persone, visitare una famiglia, andare al cinema assieme a un'altra persona, andare a vedere una partita di calcio, così via. Ecco, questo per noi è stata una piccola grande rivoluzione e quindi non abbiamo risolto certamente i problemi come oggi, a distanza di 30 anni non sono risolti, perché ogni tanto c'è un rigurgito anche magari di discriminazione o a volte non voluto, ma che però ci dice che il cammino non è ancora ultimato. Si continua a lavorare per il rispetto, per la diversità, quindi? Sì, si continua a lavorare perché intanto le persone, le prime, i disabili stessi, abbiano più stima in se stessi, si sentano accolti, vivano un atteggiamento di parità, di pari dignità con gli altri, ecco, e da parte della società il messaggio indiretto che noi diamo, ma voluto e rimarcato, è quello che la dignità della persona del disabile deve essere una fuori discussione, quindi deve essere accolta. Ecco, questo è una cosa, come altri problemi che esistono nella società, ecco, va rimarcato, va portato avanti e ovviamente il cammino è sempre lungo. Ecco, con l'associazione La Nostra Casa Onlus che ospitiamo quest'oggi, noi accendiamo i riflettori sulla disabilità, in particolar modo disabilità adulta. Quante sono le persone che voi accogliete? Poi parlaci dell'ampliamento anche dei servizi della vostra struttura. Sì, allora, in due parole, siamo nati nell'81, avevamo un appartamento che era stato fornito dal comune di Peschiera del Garda, dove attualmente ancora risiediamo come comune, e attualmente, per dire anche la crescita che c'è stata in questi anni, abbiamo circa 45 portatori di handicap di gravità medio-alta, adulti, come si diceva, maschi e femmine, con problemi fisici o psicofisici, ma abbiamo anche 30 operatori che professionalmente preparati accompagnano i nostri disabili. E abbiamo terza forza notevole, oltre 100 volontari che prestano la loro opera accompagnando i nostri disabili nell'attuale sede che abbiamo in San Benedetto di Lugana, in località Palazzo. Quindi sono persone, diciamo, non autonome, ecco, quelle che seguite? Le persone che seguiamo sono o parzialmente autosufficienti o non sono completamente autosufficienti, per cui quando c'è la gravità